l'une des premières écoles de la Lobaye, hein, fondée en 1936. Hein. Bon, le premier directeur qui était là, c'était un Français, M. Pedrono. Alors c'est cette école-là qui a fabriqué beaucoup de cadres dans la Lobaye. Le président Dako même est sorti de cette école. Hein, il est sorti de là. Beaucoup de gens, les députés, etc., ils sont sortis même de là. Il Centrafrica, come tanti paesi dell'Africa, purtroppo può destinare all'insegnamento, all'educazione, pochissime risorse. Quindi quello che oggi vediamo in questo paese sono delle condizioni del sistema scolastico assolutamente inaccettabili. E se che vous vous rendez compte qu'il y a des bâtiments scolaires qui sont en défection, il n'y a pas des enseignants formés par le gouvernement et qui peuvent valablement dispenser l'instruction, l'éducation aux enfants. Per cui chiaramente il livello di insegnamento è estremamente basso. Questo cresce l'analfabetismo, le difficoltà di comunicazione, di apprendimento del francese, che è la lingua diciamo, che permette di comunicare tra le varie etnie, ma anche con gli altri paesi. Quindi non avendo queste conoscenze, chiaramente un bambino poi rimane diciamo, isolato, le possibilità che ha di sviluppo poi sono molto minori. Essenzialmente due obiettivi. Il primo obiettivo è quello di migliorare le infrastrutture nelle quali migliorare e aumentare le infrastrutture nelle quali i bambini possono frequentare. E dall'altro formare gli insegnanti che spesso hanno una laurea o un diploma ma non hanno più avuto un corso di formazione negli ultimi 18 anni per esempio, quindi le loro conoscenze, la loro metodologia di insegnamento è rimasta qua di 20 anni fa, non ha mai evoluto né cambiato quest'ultima. Oppure di formare i maîtres parents, ovvero i genitori insegnanti. Sei vu? Ici nous avons ce qu'on appelle les opérations. Vous allez calculer ces opérations et effectuer la réponse et à me remettre. Regarde ici. 5 plus 4 égale. 6 plus 4 égale. Gli insegnanti di villaggio o maître parent sono reclutati dall'associazione dei genitori degli alunni proprio per colmare l'insufficienza di insegnanti statali e sono reclutati quindi dalla collettività nei villaggi e sono pagati dagli stessi genitori dei bambini. E quindi i genitori si organizzano, la comunità si organizza per trovare al suo interno un genitore che sia particolarmente preparato, ovvero che sia più preparato degli altri, cioè che abbia almeno una terza media o che abbia fatto un paio d'anni di liceo, che possa sopperire al vuoto lasciato dall'insegnante, quindi dare una certa continuità all'insegnamento. Quindi questi maîtres parents, questi genitori insegnanti, vengono formati al progetto per acquisire nuovi strumenti didattici e anche nuove conoscenze loro stessi da poter trasmettere ai loro figli. C'était un projet pour renforcer, vous avez les capacités et les compétences de votre enseignant. Il y aura trois cycles de formation, un premier qui va démarrer maintenant, un deuxième dans le mois de janvier et après un troisième dans le mois d'avril. Mm-hmm. Merci beaucoup. Merci. Inoltre viene formata una terza categoria che è un'organizzazione questa volta, un'associazione di parents d'élèves, cioè un'associazione dei genitori dei bambini. La fonction de l'APE, c'est pour organiser toutes les difficultés et tous les faits qui sont dans l'école. C'est pour cela que cette comité regarde l'école. Purtroppo lo Stato è assolutamente assente o quasi assente nel settore dell'insegnamento, quindi sono i genitori che si stanno facendo carico della gestione delle scuole, dell'organizzazione delle scuole. Quindi il progetto prevede anche questa possibilità di organizzare queste associazioni che poi penseranno a gestire in modo adeguato appunto queste scuole che sono interessate al progetto.